Ehi là ragazzi, ciao a tutti Renick e bentornati qua su Farming Simulator 19. Ragazzi, finalmente ho scaricato la beta del Curse Play. È uscita all'incirca da 2 giorni questa beta e mo finalmente la provo. È una mod, il Curse Play, e praticamente mi serve per, diciamo così, avere degli operai più intelligenti. In descrizione vi lascio il link della mod, però così com'è non funziona. Dovete seguire la guida per installarla, c'è da fare un paio di cosette, ma c'è scritto nella guida. Allora ragazzi, è una beta, quindi state attenti, se usate questa mod fate un salvataggio di backup della vostra partita. Io l'ho fatto, perché se qualcosa va storto devo rimettere il salvataggio vecchio in caso, ecco. Quindi, allora, operai intelligenti, che facciamo a questo punto? Io vorrei provare questa cosa, insomma. Quindi vediamo un po' se trovo il trattore giusto. Questo lo chiudiamo. Io voglio prendere il trattore nuovo, quindi il JBC deve essere qui. Eccolo qua. Prendiamo il JBC, prendiamo un cassone e voglio utilizzare il JBC per scaricare la trebbia che metto nel terreno numero 7. Allora, beh, per chi conosce il Curse Play sa che vado a fare cose bene o male già viste, mentre per chi non lo conosce sarà tutta una cosa un po', diciamo così, nuova. Allora, il terreno numero 7. Devo quindi creare un percorso. Vediamo un po'. Terreno numero 7. Allora, ci mettiamo qua e creiamo un percorso. Clic destro del mouse, ecco qua il Curse Play. Allora, lavori in campo, no. Concimazione, no. Combinato, svuota, ecco questo qua, svuota trebbia e scarica presso deposito. Inizia la registrazione del percorso. Teoricamente fa tutto lui da solo. Teoricamente, raga, fa tutto lui da solo. Se non ricordo male, non devo neanche spiegargli quello che deve fare. Già lo sa lui da solo quello che deve fare. Io devo soltanto guidare. Io devo solo guidare. Quindi l'operaio andrà per di qua. Così. Dobbiamo lasciare lo spazio libero per l'operaio. Così. E andiamo praticamente nel silos. Dunque. Quindi lui deve poi andare a scaricare qua. Teoricamente scarica da solo, io non gli devo dire niente. E poi lo faccio tornare indietro. E poi lo faccio tornare indietro. Ok. E abbiamo creato un percorso per scaricare nel silos il contenuto del cassone. Schiaccio stop, start, stop. Mo devo salvare questo percorso. Nome del percorso. Tipo scarico terreno 7. Salva. Allora, i percorsi stanno qua. Creiamo una cartella chiamata terreno 7. Salva. Spostiamo questo scarico nella cartella caricare, aggiungere, spostare nella cartella terreno 7. Perfetto. Io ho creato il percorso. Bene. Adesso che c'ho il percorso, mettiamo la trebbia a lavorare. Meglio tenere la non lo so se mi conviene tenere il danno. Distruzione del raccolto, meglio toglierlo. Non vorrei che fa danni, non lo so, però lo tengo disattivato. Quindi mettiamo l'operaio a lavorare sul terreno numero 7. Ah, anche questo lo posso fare col Curse Play, ovviamente. Perché di solito l'operaio lavora che è una schifezza, no? Vediamo come funziona l'operaio del Curse Play.
Ci mettiamo qua e facciamo lavoro in campo. Vado qua, terreno numero, campo 7, larghezza 7,6 metri, la lama, posizione attuale, direzione automatico. Qui ci metto 2 per fargli fare un giro attorno al terreno. Dov'è il calcola? Credo che è questo. Vediamo. Facciamo una prova. Ok. Sì, va bene. Ok, questo è il lavoro che farà poi l'operaio. Questo è il lavoro che va a fare l'operaio. Rifornimento carburante. No, teniamolo disattivata sta cosa. Buh. Non lo so. Non so questo cos'è, non l'ho mai provato. Già di per sé carburante ne ho poco, effettivamente. Avvia percorso intelligenza autista. Ah, primo punto. Convoglio di trebbie, questo non l'ho mai usato. Bello che comunque è già in italiano, eh? Allora, proviamo. Avvia percorso. Ok. Vabbè, parto un po' più avanti, va bene. Oh, di funzionare funziona. Quindi non ho messo l'operaio normale, ho messo l'operaio del course play. Teoricamente lo pago, io ho scelto di pagarlo. Dovrebbe costare 1500 euro ogni ora l'operaio del course play. Dovrebbe costare 1500 euro ogni ora l'operaio del course play. Allora, adesso istruiamo questo per scaricare la trebbia. Ovviamente questo trattore ignorerà il terreno, andrà dritto verso la trebbia, non gliene frega niente a lui non gliene frega niente se distrugge il raccolto. Teoricamente gli operai non distruggono mai il raccolto. Io per sicurezza tengo disattivato la distruzione dei campi, giusto per sicurezza. Quindi mo gli diciamo di scaricare la trebbia. Ricerca trebbia nel campo 7, magnifico. Ricerca automatica, ottimo. Sta cosa qui l'hanno cambiata. Modalità normale, primo punto, avvia percorso. Allora, mo non so di preciso cosa fa. Sta guidando lui, non sto guidando io. Allora, qua ci mettiamo 95, 90, 85. Allora, quando la trebbia è all'85%, lui la va a scaricare. Quando il cassone è pieno al 95%, va a scaricare il contenuto del cassone. Automatica, automatico, raggio di sterzata. Trebbia assegnata a nessuno. Se la cerca da solo, se no gliela dico io la trebbia. E qual è la trebbia giusta, mo? Va all'HP. Sono automatico. Terreno set automatico. Lasciamo per ora così. Sta guidando lui, io non sto a far niente. È fighissimo, guida lui. Con le quattro frecce, no, i stop. Io credo che sta provando il percorso, perché ricordo che sul 17 faceva la stessa cosa. Provava il percorso sul 17 prima di iniziare a lavorare. Io credo che sta a fare la stessa identica cosa, sta provando il percorso. Ora poi voglio provare anche con la pula, voglio fare la prova, vediamo intanto come va. Comunque secondo me già i terreni li lavoriamo meglio col course play, perché tante volte lasciano pezzi di qua, pezzi di là, è una schifezza. Invece col course play si fanno cose più belle. Il cane ovviamente si fa mettere sotto ogni volta. Bellissimo, vero? È bello vedere il mezzo che va da solo. Allora, vediamo un po'. Teoricamente mo si ferma e mi dovrebbe dire qualcosa. Tipo mi dovrebbe dire trebbia assegnata. Dovrebbe segnare qualcosa. Nessuna trebbia disponibile. Ok. Vabbè. Ancora non è piena, forse per quello. Ma si è bloccata? Si è forse bloccata la trebbia? Ah, giusto. Ho dimenticato questo.
Accidenti. Non riprende? E beh, giusto, così mi fa risparmiare carburante e anche soldi. Però l'operaio è ancora là dentro. L'operaio è ancora là dentro. Che devo fare? Avvia ora o no? Accendo il motore? No. Ma sto guidando io. Aspetta. Ferma percorso. Punto più vicino. Avvia percorso. Questo è il modo per recuperare. No. Aspetta. Che gli prende? Qualcosa non quadra. Aspetta un attimo. Vediamo. Ok. Ah, se non tocca niente si ferma. Se non trebbia si ferma. Va bene. Insomma, comunque sia, mo ha ripreso a funzionare. Magari è per questo che non mi trovava la trebbia. Vediamo un po' di tornare su quel mezzo, che vediamo mo se è cambiato qualche cosa. Niente. Però se io gli dico valla a scaricare adesso, magari me la trova. Se gli dico valla a scaricare prima, gli dico valla a scaricare quando sta al 35%. 30%. Ok, sì, funziona. Si è acceso il motore, perfetto. L'ha trovata. T560. Bene. Vediamo un po' se riesce a scaricarla. Oh, io non sto a fare niente, le mie mani sono qua. Vediamo come la scarica, raga. Poi ovviamente mettiamo un valore più alto, non 30% ovviamente. Vi dicevo, a lui non gliene frega niente. Proviamo un po' la distruzione e raccolto. Ok, l'operaio giustamente non distrugge il raccolto. L'operaio non distrugge, però per sicurezza teniamo no. Teniamo no per sicurezza, che se si blocca in mezzo al terreno, poi che faccio? È bellissimo, eh? Diciamo che fino a qui la beta funziona. Ah, ecco, un piccolo problema c'è. È troppo a destra. C'è un piccolo... Però, ok. C'è un piccolo problema. È troppo a destra. No, mo va meglio. No, non va. Ok, la risolviamo subito. Distanza laterale. Mettiamo 7 metri. 7 metri e 3. 7 e 4. Facciamo 8. È bello, ragazzi, è bellissimo che il trattore fa il giro come lo fa la trebbia. Ok, mo va meglio. Perfetto. Aia. Beh, ok, abbiamo beccato un... sì. Ok, qui c'è un problema. Qui c'è un problema. Allora, come faccio a dirgli che so che quando scarica si deve fermare la trebbia? Dovrei dirgli quando scarichi ti devi fermare. Eccolo qua. Vediamo se scarica. Non ha scaricato. Ah sì. Perfetto. Beh, almeno di funzionare funziona, no? Perfetto, va bene. Allora, riprendiamo il camion, che devo fare quella prova. Qui intanto continua a riempirsi. Vedete che gli faccio fare due giri attorno al terreno, così non hanno problemi a far manovra poi. Poi fa avanti e indietro. Allora, proviamo col camion. Dobbiamo creare quindi dei percorsi di... Dei percorsi. Ho bisogno di percorsi. Come faccio a fare questi percorsi? Eccolo là, lui che passa. Devo creare dei percorsi che vanno a scaricare là. Ok, allora proviamo così. Tanto alla fine è una cosa abbastanza veloce. Inizia registrazione percorso. Andiamo per di qua. E io però gli devo dire che qui mi deve scaricare. Io vorrei provare a fare in questo modo, ma non lo so se funziona. Punto di scarico.
E poi torniamo indietro. Ok. L'attrezzo necessita di essere scaricato. Questa è un'altra cosa bella, che almeno a me non mi segna anche se l'operaio è pieno così. Ok, stop. Salva percorso. Pula. Terreno 10. Salva. Oh, lo sta scaricando perché il messaggio è sparito. Andiamo a vedere se sta funzionando. Perfetto. Vabbè, non si è fermato però. Questo è un bel problema. Non lo so come guida accanto alla trebbia. Io vorrei dirgli di non guidare accanto alla trebbia. Ferma alla fine o al punto di scarico. No, questo no. Copertura, svolta nel campo, copertura. Non lo so. Ci deve essere un modo per dirgli di non intralciare la trebbia. Ci sarà un modo. Non lo so, evita le colture. Meno male che è attivo. Meno male che è attivo. Ma non lo fa. E mo va a bloccarsi di nuovo però. Perché mo gli si mette davanti e gli rompe le scatole. Ah, meno male, ha finito di scaricare un po' prima. Sto aspettando che la mia area di sosta sia libera. Sì, perché mo si parcheggia credo qua dietro. Piano, è grande. No, ci stanno un po' di problemi così. No, non va bene, non capisce una cippa. Ma ci sarà un modo per dire alla trebbia, non lo so, Inizia a scarico trebbia al 50%. No, 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 no. 95. Ok. Vabbè, proviamo così per ora. C'è da lavorare un po'. Vabbè, ma è sempre una beta, ovviamente. È pur sempre una beta. Cioè, richiede autista se voglio farmi scaricare mo. Eccolo qua. Fermarsi durante lo scarico. Bene. Famo così che magari risolviamo un piccolo problema. Allora, torniamo sul camion. Bene. Eh no, dobbiamo prendere la trincia, dobbiamo fare la prova con la trincia. Allora, in pratica che voglio fare? Di solito uso io il camion, stavolta vorrei che sia l'intelligenza artificiale ad usare il camion, così magari posso usarla un po' io la trincia. Quindi io voglio guidare la trincia e vorrei che l'autista mi segua in qualche modo. Mazza! Mamma! Ci siamo quasi scontrati con questo. Non ci sono ancora abituato che ci stanno questi che vanno in giro spediti a 3.000 km orari. Mi sono spaventato. Allora. Va bene, teniamo il motore acceso, bello caldo. FR780, quindi devo istruire mo sto tizio per scaricare la FR780. Quindi, vado dentro, accendo, primo punto o punto più vicino, quello che ti pare, primo punto, andiamo un po' più indietro. Ricerca automatica no, manuale FR780, eccola qua, trebbia assegnata, bla bla bla, va bene. Sempre 0%, 100% e spariamo bene. Terreno, pula, sì, pula, avvia percorso. Allora, teoricamente dovrebbe, però il problema è che qui c'è un po' poco spazio. Non so, magari si blocca. Già sul 17 mi dava un po' di problemi. Vediamo come va qua. Vediamo se viene sto operaio. Per ora va bene. Il problema è che ho paura che se va a schiantare contro qualche palo. Forse mi conviene togliere il traffico per andare sul sicuro. Il traffico può dar problemi. Togliamo il traffico. Perché lui va alla cieca. Non è che sa se ci stanno ostacoli. Gli ostacoli non li vede purtroppo l'intelligenza artificiale. Vedi? Tipo quello. Spetta a noi fare in modo che non ha ostacoli. Tipo, mo vedi, là si va a schiantare.
Mo lì si va a schiantare lui. Si va a schiantare contro il Silos sicuramente. A meno che io non gli dico di starmi più vicino. Un momento, come si fa a dirgli di stare più vicino a sto tizio? No, non glielo posso dire da qua. Lato di scarico. No, non mi conviene. Ma stai troppo lontano a prescindere. Dove vai, oi? Te ne stai troppo lontano da me. Allora, qua è. Se ci metto... Com'è? Così? Per farlo stare più vicino. 8. Proviamo con 8. No, con 8 mi sa che si allontana. No, ti vai a schiantare. Bisogna lavorarci all'inizio fino a quando non capiamo le misure perfette, diciamo. Facciamo 6. Ok, così mi sta più vicino. No, non troppo vicino però. Già. Mi sta troppo vicino. Allora, vediamo un po'. Vabbè, andiamo un po' più in qua, se no si va a schiantare lui. Ok. E insomma, raga, dobbiamo un po' capire sta cacchio di situazione. Ma stai troppo avanti, te. Non è proprio perfetto. Ma qui è colpa del gioco, però. Perché comunque lui mi segue. Il problema è che non scarica proprio la trincia, non scarica. Allora, la distanza verticale è meglio se la diminuiamo. Voglio che lui deve stare più dietro. Vediamo se così mi sta più dietro. Ecco, mo pare che mi sta un po' più dietro. Insomma, una volta trovate le impostazioni giuste, si può fa'. Mo va meglio. Stava troppo avanti lui e non riusciva a scaricare. Mo' che sta a 2 metri più indietro, riesco a scaricare con facilità. Io giro, lui gira. Poi alla fine, quando lui è pieno, dovrebbe andare a scaricare da solo, teoricamente. Teoricamente. Ma quello non ci va a scaricare? Ci metto l'operaio. Ma quello perché non ci va a scaricare? Ah, ma è spento. Avvia ora, ferma. Perché non ci vai? Teoricamente ci sta. Al 95%. Ah! Col 100% ha problemi. Meglio 95%. Ok. Ah già, perché forse che non è arrivato al 100%. Vero è... È vero, la trebbia non è al 100%, è al 100%. Beh, però in realtà no, mancano 40 punti lì per arrivare al 100%. Vediamo se apro tubo, compà. Vabbè, questo cosplay c'è da un po' da capire come funziona naturalmente, raga. Ok, c'è chiaramente da capire le cose con calma, però bene o male funziona. Bene o male funziona, ecco. Però quantomeno per fargli fare il lavoro nel campo è perfetto. Per seminare, raga, è perfetto. Com'è che di solito quando semini ci sono pezzi che li lascia? Invece con Crossplay non abbiamo pezzi lasciati in giro, quindi è troppo buono. Il Crossplay mi tornerà utile proprio per fertilizzare, coltivare, che lì è dove mi dà più problemi. Ah, ma sta scaricando alla fine, raga. Guardate un po', è andato a scaricare il camion. Non so come ha scaricato, ma voglio dare un'occhiata. Ah, ha fatto il mega cumulo, però. Il mega cumulo non va bene. No, il mega cumulo non va bene. Perché mo quando poi torna qua... ho capito, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho capito. Ho fatto io lo sbaglio.
non dovevo dirgli di scaricare, dovevo solo dirgli di andare dritto. Cioè, no, dovevo fare come con l'altro percorso, dovevo fare. Ovviamente poi nel prossimo gameplay continuerò a provare ancora meglio il tutto. Lo proveremo anche con altre cose, vediamo. È anche comodo per spostare le cose in giro. È comodo anche per spostare i mezzi in giro. Quindi qualcosina che non va probabilmente c'è. Però va bene, comunque raga, è pur sempre una beta, quindi è comprensibile. Speriamo che nel giro di un paio di settimane il tutto viene sistemato per benino. Perché comunque il crossplay è troppo comodo. Quindi non gli dico niente, io faccio solo il percorso. Se ho capito bene, poi se la vede lui di scaricare, io non devo fare niente. Io non devo fare proprio un bel niente. Gli dico soltanto di far manovra. Quindi stop, salva percorso. Ok, ecco che arriva, raga. Ecco il camion che arriva. Vediamo un po' come va. Gli ho detto di starmi a destra, quindi mo che penso che sta a destra. Pure che sta insomma sul terreno alla fine, vabbè. Però vabbè, funziona per ora almeno. Certo, mo quando faccio il giro a destra mi dà problemi però, perché lui mi sta a destra. Alla fine. Lato di scarico, sinistra. Ok, magari mo si mette da st'altro lato che è meglio, va. Se no mi sta in mezzo alle scatole. Io faccio sempre giro a destra, giro sempre a destra. E così non dovrei avere problemi. Quindi lui si posiziona adesso alla mia sinistra. Basta che non mi viene addosso. E così va bene in caso. Vediamo se mi sta addosso da sinistra. Perché se mi sta addosso, allora è meglio a destra. Eh sì, mi sa che mi sta un po'... mi sta appiccicato. Mi sta... non so perché mi sta troppo appiccicato. E allora facciamo da destra, va? Ma comunque che soppirla, raga! Ho dimenticato la paglia! Porcaccia della miseria! Tutto sto tempo me ne sono accorto solo mo' che non mi sta a fare la paglia. Ho dimenticato di dirgli di farmi la dannata paglia. Ormai, raga, è andata come è andata. Vabbè, quella che esce da qui comunque penso che mi può bastare. Peccato, ormai che possiamo fare? È andata così. Non è poi male male. Ecco, ma il problema proprio lì è. Difatti, se tu mi stai... così è meglio. Così, raga, non mi stai in mezzo alle scatole in questo modo. E vabbè. E comunque qualche problema c'è. Il condotto di scarico è sul raccolto. Ah, per questo non ci vai? Ma a te che te ne frega, valla a scaricare lo stesso, no? Tanto ho disattivato la distruzione del campo. Ecco perché non ci va. Attivo. Ci sarà un modo per dirgli di partire lo stesso? Questo? Ecco. Evita le colture, è disattivato. Ok. Abbiamo risolto un altro problema. Per questo non andava a scaricarla. Perché dice, ma poi passo sul campo. Io ho detto, fregatene. E va bene così. E là, ma che cacchio sta a fare questo? Raga, qualche problema c'è comunque, eh? Qualche bel problemino ci sta. Non è proprio funzionante a dovere il tutto, devo dire. Ok, beh, funziona quantomeno. Quantomeno funziona. Ho sbagliato. Quantomeno di funzionare, questo funziona, scarica, eccetera, eccetera. Il che comunque non è male, raga, però c'è qualche piccolo problema che va sistemato.
Vabbè ragazzi, concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su, vi ricordo che in descrizione trovate il link del course play, la versione beta, e trovate anche un link che vi permette di comprare Farming Simulator 19 scontato per PC e Xbox One. Ragazzi vi saluto, ciao alla prossima!